Oggi la scrittrice e professoressa Loredana Saetta dell'Isis De Nicola di Napoli sarà nostra ospite. Il libro che presenteremo si intitola Astur, la spada della sorte. I protagonisti di questo libro sono ambientati in un periodo storico. Ci troviamo infatti nel periodo della prima crociata. Ciò sconvolgerà completamente la vita dei protagonisti. Ma in un libro per ragazzi non può di certo mancare un po' di magia che aiuterà e accompagnerà il cammino dei protagonisti. Nel libro sono presenti anche molte citazioni che lo rendono non solo un romanzo d'avventura o un fantasy, ma un vero e proprio racconto educativo. Inoltre, chiederemo alla scrittrice perché ha voluto creare così il suo primo libro. Allora, buongiorno, ci troviamo qui con la professoressa Loredana Saetta, che è la scrittrice del libro Astur, la spada della sorte. Allora, iniziamo con fare la prima domanda. Siamo curiosi di sapere come nasce la sua passione, soprattutto scrivere libri per i giovani. Sì, in effetti le ragioni per scrivere possono essere tante. Si può scrivere per se stessi, per divertimento, anche per mestiere, per sfuggire alla banalità del quotidiano, ma qualunque sia la ragione, scrivere significa condividere con gli altri qualcosa di sé. E questo è quello che io ho inteso fare. Anche perché io amo molto l'arte e amo molto leggere, quindi nello scrivere ho trasfuso questa mia passione. Perché rivolgermi ai giovani? Perché secondo me oggi i giovani sono distratti da molte cose e leggono poco, e quindi ho pensato di rivolgere a loro il mio romanzo. E per meglio raggiungere questo obiettivo ho aggiunto all'elemento storico che per me è fondamentale un pizzico di magia. Quanto leggono i giovani oggi con tutte queste nuove tecnologie? Diciamo che oggi se parliamo di tecnologie parliamo dell'ebook. E indubbiamente è uno strumento potente che si sta diffondendo moltissimo e non va sottovalutato. Devo dire che il mio libro su Amazon in formato EPUB ha raggiunto nel mese di marzo la quinta posizione in classifica, nella classifica di narrativa per ragazzi, che è un'ottima posizione. Proprio perché secondo me i giovani, forse più degli adulti, sono propensi all'ebook, anche se io credo che poi il libro tradizionale non possa mai essere messo da parte, non possa mai tramontare, ma sicuramente le due forme viaggeranno in sintonia e viaggeranno parallelamente. Gli scrittori quando creano e scrivono i propri libri mettono una parte autobiografica, quindi inseriscono qualche parte della loro vita, qualche aspetto. In questo libro c'è qualcosa di autobiografico, in esso quanta è storia vera e quanta è invenzione? Guarda, di autobiografico c'è poco, anche perché è un libro ambientato nel Medioevo, quindi insomma, è ambientato al periodo della prima crociata. Se non per qualche tratto psicologico di qualche personaggio a cui mi sono ispirata comunque a persone che ho conosciuto, ma sono piccoli, diciamo, accorgimenti, non c'è granché di autobiografico. Invece, per quanto riguarda il discorso della storia, io sono un'appassionata di storia e credo che nello scrivere un romanzo storico bisogna rispettare le fonti ed è quello che io ho cercato di fare, anche perché ho aggiunto alla fine del libro ho aggiunto una bibliografia immaginando, nella speranza che i miei giovani lettori volessero approfondire questo momento storico e che quindi fossero curiosi di andare a vedere i singoli personaggi nella realtà storica, quali erano e come si muovevano. In effetti, su questa base storica corposa, che ho tratto da fonti ben documentate, ho aggiunto poi dei personaggi di fantasia, che sono i due giovani protagonisti, Michael e Giselle, e
in effetti vengono travolti da tutte queste vicende del momento storico. Un grande importanza ho dato anche alla descrizione dell'abbigliamento, di quelli che sono gli ambienti dell'epoca. Ho cercato, ecco, di non stravolgere quello che era la realtà del momento storico, e spero che sia che serva come approfondimento e come stimolo ai ragazzi per studiare un po' di più. Quindi potrebbe servire un romanzo di questo genere per insegnare in maniera alternativa, quindi per far capire ai ragazzi? Sì, diciamo che adesso si parla molto di lettura estensiva ed è uno strumento che io ritengo utile, perché secondo me un buon romanzo coinvolge il lettore e lo prende per mano alla scoperta di quelle che sono le vicende storiche, o anche quelle che sono quella che è la psicologia dell'animo umano. Almeno per me è sempre stato così. Quando mi sono trovata a leggere dei romanzi storici di un periodo che magari non avevo chiaro, ho sempre cercato di poi successivamente di andare ad approfondire la cosa, e quindi spero che possa servire ai ragazzi. Diciamo che la storia deve appassionare, i ragazzi devono capire che questi personaggi storici sono persone che hanno avuto le loro gioie, le loro sofferenze, proprio come accade a noi oggi. E quindi pensare a queste persone come persone vicino a noi può aiutare anche a capire certe dinamiche storiche. E alla fine quello che è importante è capire, secondo me, gli stati d'animo di questi personaggi. Se l'elemento storico e quello fantastico si fondessero, possono avvicinare i ragazzi alla lettura? Sì, i ragazzi hanno molto più fantasia degli adulti, loro non hanno le briglie che gli adulti poi alla fine, gli adulti sono molto più razionali, seguono la logica, e quindi secondo me quel pizzico di magia può stimolare i giovani, anche perché credo che a loro piaccia molto, almeno per quello che è la mia esperienza. C'è qualche autore in particolare oppure qualche libro che si è ispirata? Sì, diciamo che è difficile sceglierne uno, perché io ho letto sempre molto, ho letto autori americani, inglesi, italiani, russi, anche se devo dire che il mio preferito è Ken Follett, e io credo che I pilastri della terra sia un libro da leggere. E anche, diciamo, quando ero ragazza ho letto Guerra e pace di Tolstoi, eppure mi è piaciuto moltissimo, anche se è un bel mattone corposo. Va bene, facendo delle ricerche ho visto che nella classifica di marzo 2016 Astur è nella terza posizione come libro cartaceo. Come si sente al sapere che il suo libro sta avendo, diciamo, grande successo tra i giovani? Questo naturalmente non può farmi che piacere, ed è proprio lo scopo con il quale io ho iniziato questa avventura, quella di incentivare i ragazzi a leggere. Prima di concludere, gentilmente, velocemente, 5 aggettivi per descrivere il suo libro, quindi per incitare i ragazzi a leggerlo, e 5 aggettivi del suo stato d'animo, per descrivere il suo stato d'animo mentre lo scriveva. Allora, per descrivere il libro, diciamo che possiamo dire storico, avvincente, e poi coinvolgente. Per quanto riguarda invece i miei stati d'animo, chiaramente sono stata molto contenta di essere arrivata in fondo. Perché scrivere un libro porta via molto tempo, e non è facile. Quando si inizia non si rende conto. Io ho impiegato 3 anni a completarlo, e quindi sono felice, insomma, di essere arrivata in fondo alla pubblicazione. Che è stata alquanto inaspettata, perché chi ha gli esordi non immagina, insomma, di poter poi pubblicare con una casa editrice.
L'ultima cosa che volevo dire era relativa alla storia. In effetti questo libro si svolge su due canali paralleli, in Normandia e in Terra Santa. Parla di una famiglia normanna, di giovani che appartengono a questa famiglia, di cui alcuni restano in Normandia e altri partono per la prima crociata. E in effetti poi spiegano anche un po' le motivazioni di questa prima crociata, tutto quello che poi è avvenuto dopo, il comportamento dei cristiani quando arrivano a Gerusalemme. E insomma può essere interessante anche per capire un po' questo periodo storico. Ti ringrazio. Allora, ringraziamo la professoressa Loredana Saetta e vi salutiamo dall'ITIS Galileo Ferraris.